Ti ha visto qualcuno? No. Ma qualcuno sapeva che Malinverni t'aveva messo con le spalle al muro? Una carogna era qui, no? Un usuraio senza scrupoli. Michele, rispondi. Qualcuno sapeva della litigata? La segretaria? S'era pure spaventata durante la discussione. E allora quella parla. E coi tuoi precedenti sei fottuto. Dammi retta, Michele. Andiamo alla polizia, ti accompagno io. No, no, quelli mi sbattono in prigione. Io devo prima parlare con Fabio. Gli devo parlare. Non voglio che sappia del mio passato dai giornali. Sta attento, Michele. Non andare a casa. Potrebbe già esserci la polizia. Se ti arrestano e non ti sei presentato spontaneamente, la tua situazione si aggrava. Pronto? Fabio, non posso restare al telefono, dopo ti spiego. È venuto qualcuno a cercarmi? No, ma perché? Papà, cos'è successo? Come stai? Prendi il motorino. Mi raccomando, controlla che nessuno ti segua. Ci vediamo alla cava. Sai dove cercavamo i fossili, ti ricordi? Allora? Ora mi aspetta, devo andare. Vengo con te. No, non è possibile. Senti, di a quel signore che papà non può venire. Che ripassi. Fabio! Papà. Ragazzo mio. Ma che succede, papà? Fabio, è accaduta una cosa tremenda. Un uomo è stato ucciso. Uno a cui dovevo molti soldi. Chi? Quello dell'ufficiale giudiziario? Sì, lui. E qualcuno potrebbe accusare me di questo delitto. Ma non è vero. Papà, perché? Tu non sei stato? No, no, non sono stato io. Ma meglio se mi costituisco. L'avvocato mi ha detto che è la sola cosa da fare. Ecco, guarda, questo è il suo indirizzo. Per qualsiasi cosa, rivolgiti a lui. Papà, ma... allora vai in carcere. Perché? Il passato purtroppo non si può cancellare. Ma la verità verrà fuori prima o poi. Ma quale passato? Quello che ti ho tenuto nascosto finora. Ormai sei abbastanza grande per sapere e per giudicare. Prima che tu nascessi, io sono stato.